Il riconoscimento dei diritti civili e la lotta all'omofobia tornano a Palazzo Montecitorio. Il merito è del libro di Anna Paola Concia, La vera storia dei miei capelli bianchi, scritto a quattro mani con la giornalista Maria Teresa Meli. A presentarlo nell'aula Aldo Moro, il presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha sottolineato l'importanza e l'urgenza di impegnarsi su questi temi, passati in secondo piano per via della crisi economica, ma sempre troppo spesso presenti nelle cronache. È un discorso, ha ricordato Fini, che deve superare le vecchie ideologie tra destra e sinistra, per mettere al centro soltanto le persone e la loro felicità. Di questo sembra essere convinta anche Mara Carfagna, ex ministro delle pari opportunità. Il coraggio di essere se stessi, il coraggio di inseguire quelli che sono i propri desideri e la propria natura, andando anche contro quelli che sono i pregiudizi, gli stereotipi, le ipocrisie di un paese che evidentemente è ancora aggrovigliato su se stesso, su queste cose. E quanto invece è importante che anche le istituzioni diano una mano in questa direzione. Come ha ricordato il presidente Bindi, se le parole dell'ex ministro avessero trovato una sponda diversa negli anni passati, leggi come quella sull'omofobia o sulle unioni civili oggi sarebbero già approvate. Così invece non è stato, ma non è certo il momento di scoraggiarsi. Io credo che sia arrivato il tempo, e lo credevo già nel 2006 e lo credo ancora con più convinzione adesso, di colmare queste due arretratezze, arretratezze vere del nostro paese. Da una parte politiche vere a sostegno della famiglia e dall'altra coraggio nel togliere dalla clandestinità giuridica delle situazioni di fatto che soltanto l'inciviltà giuridica e anche le contrapposizioni ideologiche, le arretratezze culturali ci fanno registrare oggi nel nostro paese. Il clima si scalda sul tema del riconoscimento dei matrimoni omosessuali, ma questa è una questione tutta nata in casa PD. Le polemiche che ci sono state tra me e te in questo anno in cui abbiamo lavorato al documento sui diritti civili del nostro partito, all'inizio la discussione era tutta politica e alla fine è tutta politica. Io e te abbiamo un'idea diversa di come si debbano riconoscere i diritti delle coppie omosessuali. Io penso che bisogna riconoscere il matrimonio, tu no, ma è una battaglia politica e culturale. Ha ragione il presidente Fini, ha ragione Battista. Questa sarà una battaglia che qua dentro a un certo punto bisognerà votare e una maggioranza dovrà approvare una cosa. E quel giorno si scoprirà la maggioranza del Parlamento che cosa avrà approvato, che tipo di legge avrà approvato. In attesa che il Parlamento si metta in regola con le costituzioni europee, il PD presenterà un documento sui diritti civili alla prossima assemblea programmatica. Un documento che forse non accontenterà proprio tutti, ma ha l'ambizioso obiettivo di trovare interlocutori anche negli altri partiti e quindi diventare presto legge.